uno sciame sismico impressionante, oltre 40 scosse in 3 ore, epicentro in mare a 30 km di distanza dalla costa marchigiana. Sono i dati che arrivano dal Centro di Monitoraggio dei Terremoti Italiano, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, la più forte, alle 7.07 di questa mattina, di magnitudo 5.5 nella scala Richter. Sesto, settimo grado, invece, se si fa riferimento alla scala Mercalli, che registra lo scuotimento del terreno. Fano si trova a 31 km, peso era circa 35, ma la scossa è stata sentita in tutto il centro Italia, fino a Bologna e poi più su, fino alle coste di Veneto e Friuli. Attenzione, attenzione, una scossa di terremoto si è verificato in questo momento. Le prime scosse si sono susseguite a distanza di pochi minuti, la più forte di magnitudine 4 nella scala Richter, per poi calare di intensità nel corso della mattinata. Tanta la paura, migliaia sono scesi in strada, chiuse le scuole a Pesaro e Ancona. Trenitalia ha fermato per tutta la mattina il transito dei treni lungo la linea adriatica per permettere controlli e verifiche sui binari, ma per fortuna non si sono registrati danni a persone o strutture, decine gli interventi anche dei vigili del fuoco per controllare la stabilità di diversi edifici. Qualche crollo di cornicioni o pezzi di intonaco, come alla Rocca di Gradara, che resta chiusa al pubblico. Vista la zona dell'epicentro, è anche scattato un allarme tsunami, rientrato dopo pochi minuti.